condizione fisica della squadra dopo 7 partite? Beh, direi abbastanza buona, riescono a giocare praticamente 40 minuti in 6 e con un buon rendimento di squadra, e del resto non era possibile fare diversamente visto che abbiamo una panchina molto corta, bisognava mettere nelle condizioni di poter giocare con l'intensità dovuta, pensando di dover affrontare squadre che hanno 8-10 giocatrici. Questa sosta aiuta a ricaricare le pila? Indubbiamente, perché riuscire a gestire un campionato in 6 soltanto non è impresa facile, per cui ci si stanca sotto il profilo fisico e mentale. Direi anche a questo punto che vanno encomiate le ragazze, perché hanno incominciato la preparazione e con notevole ritardo, visto che per le note questioni economiche la squadra si è potuta allestire all'ultimo momento e quindi hanno potuto lavorare poco, si è continuato e si continua durante il campionato, quindi stanno andando un po' anche al di là delle aspettative, se vogliamo. Preparare una stagione di 26 partite significa tenere uno standard fisico più o meno stabile. Questo quanto limita, se lo limita, lo spettacolo e i gesti tecnici? Beh, è una necessità, perché ovviamente il calendario è quello, bisogna assolutamente adattarsi. E poi limitare il gesto tecnico, no, non direi, perché come abbiamo visto anche lo scorso anno, a un certo punto quando la condizione è elevata il gesto tecnico non subisce le conseguenze, e nel momento in cui scade la condizione anche il gesto tecnico diventa un po' più difficile, ma direi che in questa direzione stanno crescendo anche sotto il profilo della forza, dell'efficienza, via dicendo, per cui è auspicabile che ci sia un miglioramento. Il roster e le rotazioni del Cuscagliari Energit sono numericamente corte, come abbiamo detto prima. Anche questo è un fattore da considerare nell'impostare la preparazione? Beh, certamente. Ci sono tanto delle differenze da un ruolo all'altro. E fin dove è possibile si cerca di differenziare in base alle caratteristiche del ruolo, in base alle caratteristiche della giocatrice, e necessariamente legati anche al fatto che la programmazione deve essere anche leggermente minore, consentendo a loro la possibilità di recuperare ed essere perfettamente efficienti per la partita, non avendo la possibilità di avvicendarsi con altre compagne. Come arriva al basket femminile un ex responsabile della velocità della nazionale di atletica leggera? Ci sono arrivato attraverso l'amicizia con i dirigenti del CUS, con Antonello Restivo, l'allenatore, e poi con la solita curiosità che mi accompagna. Avevo sino adesso allenato squadre di basket maschili, con belle soddisfazioni, lo scudetto vinto con Caserta e altre squadre di Serie A e via dicendo, però direi che il discorso è un tantino diverso sotto il profilo della preparazione e altro, perché la condizione fisica dei giocatori è un tantino differente rispetto a quella delle giocatrici. Che affinità ci sono tra le qualità atletiche di un cestista e di un velocista? Ma diciamo che attraverso la conoscenza della metodologia dell'allenamento, quindi la fisiologia e altro, si applicano dei concetti che possono essere trasferiti dalla preparazione di un velocista, ma non necessariamente devono essere applicate alla stessa maniera, perché un velocista la distanza più breve ce l'ha di 60 metri, e nel basket si gioca in campi di 28-30 metri, per cui però ci sono delle affinità, il gesto rapido, la forza esplosiva e tutto quello che si accompagna a una certa forma di resistenza speciale legata alle espressioni sempre della velocità, più che a una resistenza di bassa intensità. E le differenze maggiori? Le differenze maggiori sono legate al fatto che, come dire, nell'atletica bisogna raggiungere l'eccellenza, un centesimo in più, un centesimo in meno fa la differenza nel corso di un anno. Nel basket è necessario, come appunto
le stavi sottolineando tu prima, è sufficiente stare su un livello medio-alto di efficienza per tutto l'anno, cosa che comunque non è facile da ottenere, considerato anche il fatto che subentra la stanchezza, qualche infortunio fisico, e quindi, però gli obiettivi sono questi, insomma. Di cosa avrebbe bisogno il basket femminile per fare un salto di qualità nell'attenzione del pubblico e dei media? Ma salto di qualità sotto il profilo tecnico credo che dovrebbe essere fatto nell'approccio, perché in questi anni ho avuto modo di notare che la condizione fisica delle giocatrici che arrivano è generalmente un po' al di sotto di quella che ci si può aspettare anche nel confronto col settore maschile. E vengono un po' troppo considerate ragazze, tra virgolette, quindi come tale si pensa che non siano in grado di fare determinate cose. Io mi porto dietro la mentalità dell'atletica, ho allenato anche la nazionale femminile e quindi so perfettamente che certi limiti sono superati e di conseguenza tranquillamente si può andare avanti verso quantità e qualità di lavoro un pochino più spediti. Invece vedo che molte volte arrivano delle ragazze qui da esperienze estere oppure di altre squadre in Italia e purtroppo la condizione fisica non è quella che avrebbe dovuto essere, nonostante magari fuori si siano allenate. Ecco, vedo che le tengono un po' troppo riguardate e questo impedisce a loro una crescita adeguata. Chi è la cestista più forte che ha mai allenato? Ci sono condizioni e caratteristiche diverse. Per esempio quest'anno è fortissima sotto il profilo del dinamismo, della velocità e anche della resistenza speciale la Pralis, per esempio. E un'altra ragazza che sta crescendo molto bene sotto il profilo della forza dinamica, della forza esplosiva che le serve per il gioco e il ruolo che svolge è Nina Milic. Però non si può trascurare che anche gli altri si impegnano e danno il meglio. Appena arrivata Pralis sembrava in deficit di condizione fisica, almeno nelle prime amichevoli. Dopo alcune giornate abbiamo visto una tenuta sempre migliore. Lei ha detto di essere ancora al 60% del suo potenziale. Dal punto di vista fisico quanto manca? Beh, dal punto di vista fisico è una crescita graduale, continua. Lei è una ragazza che si impegna moltissimo. Anche nell'ultima partita, l'indomani della partita, siamo venuti in palestra perché ha voluto allenarsi. Si allena praticamente tutti i giorni, dimostra una mentalità da vera professionista e infatti la porto ad esempio, la portiamo ad esempio continuamente. Sta svolgendo un buon lavoro che appunto è un lavoro legato al tipo di ruolo e al tipo di gioco che lei svolge, che è un tantino differente dagli altri, e in questo sono abbastanza contento e fiero del fatto che prevalentemente la segue mio nipote Davide, è un po' come una sorta di personal trainer, ci siamo divisi un po' i compiti. Perché il pubblico dovrebbe venire a riempire gli spalti del Palacus? Dovrebbe venire perché tutto sommato la squadra sta dimostrando di crescere notevolmente sotto il profilo agonistico. Abbiamo cominciato purtroppo con notevolmente in ritardo, con una condizione che ci faceva sì che venivamo considerati la squadra Cenerentola. Adesso si è riusciti a infilare 3 vittorie di fila e ce le teniamo ben strette. E magari non durerà, chiaramente, perché le difficoltà sono tante. Ecco, tornando al discorso di prima, la panchina è corta e basta un niente, come è successo qualche settimana fa, che Cinziaroli in partita abbia subito una brutta caduta e quindi ne ha limitato il rendimento e questo può essere un danno per lei, ma anche e soprattutto per la squadra, visto che la panchina è così corta. Per cui, però, non ha mai mancato nessuna gara, ha sempre giocato al massimo dell'intensità, e così pure le ragazze, le compagne. Si è anche visto domenica scorsa, l'ultima partita, quando hanno difeso strenuamente il vantaggio che avevamo, e in questo dimostrano di essere veramente delle guerriere, la cosa che fa estremamente piacere. E credo, non è che lo credo, ho avuto modo di notare che il pubblico ha molto apprezzato questo, con un saluto finale che la dice lunga, quindi se si vogliono divertire sarebbe piacevole che venissero a sostenere.